Buonasera e bentrovati. Siamo giunti al quinto appuntamento con il Festival Musica SIBRI 2021 e come anticipato nel corso del primo incontro, questa conversazione è dedicata all'approfondimento di una figura ad oggi ancora poco conosciuta nel panorama barocco, ma la cui produzione risulta piuttosto interessante. Si tratta di Bartolomeo Bernardi. Ecco, vediamo quindi innanzitutto di collocare questo compositore. Di Bernardi sono ad oggi poco consistenti, le notizie biografiche sono piuttosto scarne. Partiamo dalla datazione: vissuto a cavallo fra 6 e 700, più precisamente nato nel 1660 ed è morto circa nel 1732. Si tratta di una stagione artistica ricca, quindi tanto per dare qualche riferimento, è stato contemporaneo, ad esempio, di Arcangelo Corelli. Contemporaneo e anche quasi conterraneo, in quanto Bernardi era bolognese di origine e Corelli, come sappiamo, era nato qualche anno prima, quindi nel 1653, a Fusignano, in provincia di Ravenna. Ecco, Bernardi, dicevamo, bolognese di origine, da giovane fu violinista nella sua città natale, oltre che a Mantova, ma decise ben presto di recarsi a Copenaghen, quindi affrontando un viaggio decisamente impegnativo per l'epoca, lo sarebbe anche oggi, e a Copenaghen proprio si trasferisce ricoprendo l'incarico dapprima di compositore suonatore, di violino e in seguito addirittura di maestro di cappella alla corte del re di Danimarca in Norvegia, quindi sicuramente un incarico di grande prestigio e che ci lascia già intuire, anche solo con questa informazione, che stiamo parlando, di un compositore di un certo interesse, ecco, certamente non un minore. Bartolomeo Bernardi trascorse qui a Copenaghen praticamente il resto della propria esistenza, raggiungendo anche all'epoca una certa notorietà. E questo lo portò anche a vedere rappresentate alcune sue opere, ad esempio presso il Castello di Amalienborg e presso il Teatro Nazionale di Praga. Ecco, possiamo comunque dire che, insomma, ribadire che, sebbene si sappia poco o quasi nulla della sua formazione, ma è certamente documentato il suo talento anche strumentale, non solo di compositore, perché lo si può evincere proprio dalla scrittura virtuosistica delle sonate per violino. Quindi si tratta di composizioni dense di passaggi che presentano delle difficoltà tecniche tali, da portarci a pensare, insomma, che il compositore avesse una certa facilità allo strumento. Ecco, quindi ad esempio in alcuni punti arrivano queste sonate anche ad anticipare alcune soluzioni che troveremo poi in Paganini, quindi proprio nella scrittura note doppie, nei passi densi di agilità, e d'altro canto non è certamente un caso se Bernardi è riuscito ad avere il titolo di accademico filarmonico, quindi membro di quella che era praticamente la più importante accademia musicale italiana dell'epoca, e questo titolo, questo appellativo di accademico filarmonico lo troviamo in diverse sue opere, quindi già a partire dalle sonate giovanili, dalle sonate opera prima del 1692. Ecco, quindi perché stiamo parlando di questo compositore? Allora, fino diciamo, al 2019, insomma, fino a pochissimo tempo fa, sul mercato avevamo alcune registrazioni di raccolte destinate a vari organici, appunto della sua opera, ma mancava un po' il corpus dell'opera omnia, quindi le pubblicazioni presenti sul mercato non erano esaustive di tutto quello che Bernardi ha composto. Fra l'altro, la sua, diciamo, quello che ci rimane della sua produzione non è un corpus esageratamente ampio, perché un incendio nel 1745 ha purtroppo distrutto buona parte delle sue opere che erano conservate a Copenaghen. Quindi, come ensemble solisti ambrosiani, abbiamo pensato di dedicare un periodo di ricerca, di studio, alla riscoperta dei suoi lavori inediti,
E questo percorso ha portato, ovviamente, previo un lavoro comunque di riflessione sia sul testo letterario per quanto riguarda le cantate, sia sul testo musicale per quanto concerne le parti strumentali delle cantate o i brani proprio interamente strumentali, quindi dopo un attento lavoro sul testo nella duplice veste, siamo arrivati, dicevo, alla pubblicazione. Prima di un'edizione discografica, quindi di un doppio CD che contenesse tutto quello che alla data della pubblicazione era ancora inedito, e in seguito un'altra opera di pubblicazione, questa volta invece editoriale, questa un pochino più recente e appena avviata, e che poi proseguirà appunto nei prossimi mesi, la pubblicazione per la collana Musica Ritrovata delle sue composizioni. Ecco, questo lavoro, come dicevo prima, è partito dall'approccio pratico. Noi solisti ambrosiani siamo prima di tutto musicisti pratici, quindi siamo partiti proprio dalla lettura delle parti musicali, dalla loro esecuzione, e abbiamo fissato questa cosa su disco, quindi con un doppio CD che contiene le tre cantate superstiti e giunte sino a noi. Se ne trova citata una quarta in alcune fonti, ma in realtà l'ho spartito, insomma, parrebbe non esistere. Ecco, tre sono quelle che ci sono giunte. Una raccolta di sei sonate a violino solo col basso continuo, e una sonata in do minore conservata a Dresda, oltre ad un'altra breve sonata in mi minore, costituita da due soli movimenti e inserita in una miscellanea, quindi in una pregiata raccolta che contiene opere anche di altri autori, pubblicata a Bologna all'inizio del 700, scusate, e riedita in epoca moderna per i tipi di forni. Ecco, per quanto riguarda la produzione vocale di Bernardi, come dicevo prima, sostanzialmente sono sopravvissute tre sole cantate, quindi ovviamente un'opera molto molto ridotta, non possiamo pensare che ne abbia scritte solamente tre. All'epoca i compositori componevano decine, quando non centinaia, di cantate, quindi certamente la maggior parte della sua produzione in tal senso è andata perduta. Ecco, della quarta che viene citata forse per errore da alcune fonti, addirittura con tanto di segnatura che però ho personalmente verificato e non ci porta da nessuna parte, ecco, probabilmente non c'è in realtà, insomma, allo stato attuale degli studi non c'è traccia, può darsi che magari le fonti che la citano la confondano con un'opera di un altro autore. Ecco, presso la Biblioteca Reale Danese sono conservate le due cantate Belle d'amore nemiche e Sorta era l'alba. Queste cantate sono giunte a noi per mano di un copista di epoca successiva. Fra l'altro, già proprio nel titolo di entrambe le cantate è presente un errore, perché dice Sorte era l'alba, Sorta era non sorte, la sorte è un'altra cosa, o anche Bella d'amore nemiche, no, Belle d'amore nemiche, lo si comprende poi dal prosieguo del testo. Ecco, quindi appunto queste che sono state trascritte da un copista di epoca successiva contengono davvero diversi errori nel testo, e quindi è stato necessario intervenire sempre ovviamente con metodo, non in modo arbitrario, ma è stato necessario un lavoro abbastanza intenso sul testo. Invece, l'altra cantata, Un qual di feroce tromba, che è quella fra l'altro che dà il titolo al doppio CD, sebbene non sia autografa, quindi l'autografo non è, cioè il manoscritto non è di Bernardi, però mano comunque di un copista a lui coevo, quindi è un manoscritto del Settecento ed è attualmente conservato a Berlino. Ecco, dicevo, nelle due cantate trascritte in epoca tarda sono presenti diversi errori di interpretazione del testo, anche appunto piuttosto evidenti e quasi certamente, insomma, dovuti all'origine non italiana del trascrittore. Ecco, quindi il lavoro che abbiamo fatto è stato volto ovviamente a restituire il testo, quello che presumiamo, insomma, fosse il testo originale, oggi perduto, e che abbiamo proprio ragione di ritenere che sia stato oggetto anche di un'edizione a stampa.
Questa convinzione deriva dal fatto che, ad esempio, nel recitativo di apertura della cantata Belle d'amore nemiche, il copista scrive, proprio avendo cura anche di dividerlo, in sillabe, ma non comprendendo il significato di ciò che trascrive, il termine volite, proprio suddividendo volite. E invece, appunto, il termine corretto avrebbe dovuto essere udite, udite. Quindi, evidentemente, nel testo originario, questo udite, nella copia, appunto, presumo a stampa che era stata consultata dal copista moderno, era scritto udite con la U, scritta con il simbolo grafico della V, quindi secondo l'antica grafia, e quindi il copista ha poi confuso quella che appunto nell'intenzione dello stampatore era una U con una V. E il tondo della lettera D per la sillaba vo, conservando l'asta e mettendola insieme, quindi l'asta della D è diventata una L, insomma, da udite siamo passati a volite. Perché diciamo udite? Perché il verso suona udite i sensi a cui ragion vi chiama, quindi non chiaramente volite i sensi. Quindi introduce, il trascrittore moderno introduce un termine che nella lingua italiana fosse anche quella del 600, ma soprattutto insomma nella frase qui considerata non ha un senso, e invece viceversa, insomma, il termine ricostruito si sposa benissimo col senso non solo del verso, ma proprio di tutta la cantata. Quindi udite i sensi a cui ragion vi chiama. Ecco, questo è uno degli esempi di ricostruzione, di lavoro, di riflessione che abbiamo fatto sul testo. E perciò, quindi, questo e altri errori di trascrizione sono stati corretti naturalmente sia nell'edizione discografica sia in quella a stampa di cui fra poco parleremo, cercando ovviamente da parte nostra di preservare il più possibile la lettera originale del testo, quindi fra l'altro insomma queste cantate sia da un punto di vista musicale che da un punto di vista testuale si inseriscono proprio diciamo in modo armonico in quelle che erano le caratteristiche metriche ed estetiche del tempo, quindi non presentano particolari stranezze e quindi quello che di strano emerge è dovuto proprio a errori di trascrizione. Ecco, fra l'altro, questo nostro lavoro sul testo è stato notato, apprezzato, e quindi insomma è stato oggetto di attenzione da parte dell'Early Music Summit a cura del prestigioso ente internazionale REMA, per cui questo nostro progetto musicologico è stato presentato anche all'interno della sessione di dibattito musicologico che si è tenuta nel novembre 2020. Ecco, tra le fonti consultate per le sonate, che appartengono invece tutte all'epoca dell'autore, sicuramente spicca per particolarità, per singolarità, per bellezza anche estetica, quella all'interno della quale è conservata la sonata in mi minore. Questa sonata riporta semplicemente il titolo di sonata decima ed è contenuta in una raccolta miscellanea. Quest'opera è intagliata in rame e mezzo delle vignette, insomma, soggetto floreale che sono lavorate in modo capriccioso da Carlo Buffagnotti, e il nome appunto dell'incisore lo si può leggere nella sonata quarta. Ecco, quindi in questa raccolta la sonata di Bernardi si accompagna all'opera di altri autori, ad esempio Berti, Aldo Varandini, Grimaldi ed altri, Grimandi, e questa sonata consta di soli due movimenti. Possiamo dire che a controbilanciare quella che è la bellezza estetica dell'edizione, abbiamo invece da un punto di vista musicale uno stile meno originale, un pochino più rigido rispetto a quello invece delle sonate della raccolta sesta. Quindi abbiamo una scrittura piuttosto accademica, diciamo, che lascia pensare più forse ad un esercizio di stile. Ecco, viceversa, le sonate dell'opera terza, non sesta, scusate, le sei sonate dell'opera terza presentano un livello di difficoltà ragguardevole e una certa accuratezza nella scrittura, che si presenta anche piuttosto originale in alcuni passaggi. La loro durata è piuttosto estesa, quindi possiamo dire che per via di questa durata, anche dell'alternanza di numerosi movimenti, verrebbe
da pensare ad un'ambientazione sacra, anche perché molte di queste sonate iniziano con un movimento lento, il che era spesso tipico delle sonate da chiesa. Tuttavia, sono presenti anche viceversa dei minuetti in chiusura delle sonate, quindi insomma, diciamo, non è chiarissimo se la destinazione fosse da chiesa o da camera, ma ad ogni modo si collocano comunque nell'ambito, come forme, nell'ambito appunto della sonata del barocco maturo. Ecco, Bernardi, come già dicevamo poco fa, sicuramente possedeva una tecnica violinistica piuttosto all'avanguardia per l'epoca. Si poteva permettere, insomma, la scrittura di passi a note doppie anche molto rapidi, con combinazioni di picchettati e balzati che rendono piuttosto difficili, se non proprio impervi, alcuni passaggi. Nell'ispirazione melodica possiamo notare dei richiami a quello che è il modello corelliano. Come dicevamo prima, Corelli era di poco più anziano, Bernardi è nato circa nel 1660, non sappiamo con esattezza, ma insomma anno più, anno meno è il 1660. Di Corelli conosciamo l'anno di nascita, che è il 53. Quindi si scambiavano veramente pochissimi anni come età anagrafica, e anche l'area di provenienza era fondamentalmente affine, quindi è anche naturale che ci sia un richiamo melodico fra i due. Ecco, dicevo prima, per quanto riguarda invece la densità di scrittura dei fugati, ma soprattutto per quanto riguarda invece l'aspetto di complessità tecnica dei passaggi rapidi, viene proprio da pensare a quello che sarà la tecnica violinistica delle epoche successive, addirittura già sfiorando quelle che sono alcune invenzioni o comunque alcune caratteristiche dello stile di Paganini. Ecco, fra l'altro, un altro dato interessante è che Bernardi si premura abbastanza di frequente di dare delle indicazioni sul testo circa proprio l'utilizzo anche dell'adeguata posizione della mano sinistra sul manico per la risoluzione di alcuni passaggi. Quindi sembra quasi che voglia rassicurare il lettore, l'esecutore, di non trovarsi di fronte ad esempio ad un errore di scrittura, ma che l'intenzione dell'autore sia proprio quella, quindi di una precisa scelta compositiva, e questo ci conferma che quanto da lui concepito non rientrava nel bagaglio, diciamo, tecnico usuale del violinista medio dell'epoca. Ecco, a questo si accompagna in molti passaggi una certa arditezza armonica nella successione di alcune combinazioni del continuo. Questo, insomma, chi di voi magari ha già avuto modo di ascoltare la registrazione discografica l'avrà certamente ravvisato, e a tratti addirittura verrebbe da dire la rudezza di alcuni passaggi. Quindi questo sicuramente contribuisce a restituirci una tessera importante nella definizione della musica barocca. Quindi, al di là di quelli che possono essere stati grandi autori, e senza voler ovviamente nulla togliere alle grandi figure di maggior peso rispetto a Bartolomeo Bernardi, però questo ci conferma che spesso anche autori che vengono lasciati, magari anche per i motivi più strani o fortuiti, ai margini della ricerca, nel momento in cui vengono invece riportati alla luce, offrono degli spunti interessanti, quindi aiutano a completare un quadro che altrimenti risulterebbe meno preciso, meno ricco di un'epoca. Ecco, possiamo adesso passare a parlare di quella che è l'ultima tessera di questo nostro percorso dedicato a Bartolomeo Bernardi, e che è stata inaugurata, diciamo così, con la pubblicazione nella primavera del 2021 del testo della prima delle tre cantate da noi riportate alla luce appunto dopo secoli di oblio, ossia Belle d'amore nemiche. Quindi all'interno della collana Musica Ritrovata abbiamo curato l'edizione proprio in partitura di questa cantata, e seguirà a questa prima pubblicazione anche la pubblicazione delle successive cantate, sempre dello stesso autore.
Allora, vediamo un pochino quali che sono i criteri guida di questa pubblicazione, perché l'abbiamo ritenuta comunque un punto fondamentale a completamento dell'opera che abbiamo fatto sinora. Allora, innanzitutto diciamo che la collana Musica Ritrovata è nata tempo fa dall'idea di offrire ai musicisti di oggi uno strumento, possiamo dire, snello, agile per accostarsi ai capolavori del passato. Quindi, può capitare, succede spesso, insomma, che un esecutore moderno, nonostante comunque quella che è la crescente diffusione, della musica antica, della sua pratica, del suo studio nelle istituzioni, musicali italiane ed estere, quindi c'è sicuramente un grande incremento anche della competenza, musicale in tal senso. Ecco, però può capitare che un esecutore dei giorni nostri, anche magari di grande bravura, non sia in grado di leggere con scioltezza o comunque con la necessaria competenza una parte manoscritta dei secoli passati. Questo per via del fatto che possono subentrare non poche difficoltà nell'interpretazione delle chiavi, dei segni di abbreviazione, abbreviazione musicale o anche testuale, difficoltà nell'interpretazione della lingua, ad esempio nei passi come quelli di cui prima portavo qualche esempio e così via. Quindi accade non di rado che non solo gli studenti, ma anche dei professionisti già ben avviati nella carriera musicale, mossi dal desiderio magari di accostarsi per la prima volta ai capolavori del passato, debbano desistere, perché semplicemente se di una composizione esiste solo il manoscritto, magari non è neanche così leggibile, una persona che non ha una certa esperienza nell'accostarsi a questo tipo di pubblicazione, necessariamente deve rinunciare e magari tornare su un repertorio già noto. Ecco, quindi questo non solo o non tanto per la difficoltà di leggere le chiavi antiche, perché le chiavi antiche anche nei corsi di solfeggio del conservatorio, insomma, si studiano ancora, però c'è sempre lì un conto è vederle magari scritte con un programma di videoscrittura moderna e un conto è concretamente vederle invece con una grafia antica, magari anche buttata giù di corsa dal copista. E a questo punto si aggiunge la scarsa dimestichezza con tutti quei segni di abbreviazione, di convenzioni grafiche che una volta si adottavano anche perché copiare a mano costava tantissima fatica, stampare costava comunque molto perché la carta era fondamentalmente un bene di lusso e quindi rispetto a quella che può essere oggi la comodità del copia e incolla anche nei programmi di videoscrittura musicale o delle fotocopie, delle stampe fatte a computer, una volta veramente una pubblicazione musicale richiedeva tantissimo dispendio in termini di tempo e di energie, anche proprio di risorse, quindi si annotava nel modo più succinto possibile quello che magari il pubblico intendo dire, degli esecutori già conosceva bene per via di convenzioni grafiche che erano assodate. Ecco, per il lettore di oggi può essere veramente molto difficile accostare questi lavori a distanza di secoli se non si ha quel tipo di conoscenza. Quindi diciamo che tutti gli spartiti pubblicati in questa collana sono redatti partendo comunque da fonti conservate in biblioteche, istituti musicali, conservatori, archivi di Stato, monasteri e così via. E mirano a sostanzialmente fornire uno strumento agile e snello per l'esecuzione di un repertorio certamente di pregio e in gran parte anche da scoprire, appunto favorendone l'accostamento per chi magari non è proprio uno stretto addetto ai lavori. Ecco, quindi il criterio guida di queste edizioni, lungi ovviamente dal voler essere un'indagine esaustiva da un punto di vista storiografico o musicologico, è quello proprio di restituire una parte che sia da un lato più vicina possibile all'originale, quindi senza assolutamente aggiunte o interpretazioni che possano contaminarne il contenuto, ma proponendosi quindi di presentare un testo fedele alle intenzioni del compositore, al tempo stesso però alla luce della prassi di notazione moderna. Ecco, per quanto riguarda le alterazioni, spesso le fonti consultate, e Bernardi in questo non fa eccezione, seguono l'antica convenzione che prevedeva che le alterazioni mantenessero, alterazioni quindi diesis, bemolli, bequadri, mantenessero la propria validità per il tempo in cui la nota alterata era ripetuta senza essere interrotta da altri valori, quindi indipendentemente dalla presenza o meno di una stanghetta, seguendo sostanzialmente
il fraseggio, quindi la frase musicale o appunto la ripetizione della nota stessa e non la presenza o meno di battute. Ecco, di conseguenza, ovviamente, siccome l'uso moderno invece prevede che la nota alterata venga ripetuta quando c'è una separazione di linea di battuta, cioè venga ripetuto il segno, questo fa sì che sia necessario in questi casi intervenire e portare il lettore moderno a comprendere quando l'alterazione va mantenuta. Quindi, a volte si rende necessario aggiungere determinate alterazioni, sopprimerne delle altre, in modo appunto da riportare la notazione di questi brani ad una regola che il lettore di oggi possa comprendere, quindi alla regola che è oggi condivisa, che non è la stessa del passato. Un'altra sottolineatura che si può fare è quella sul rigo della parte inferiore che viene generalmente indicato come basso, no? Quindi quando le sonate sono per violino e basso continuo, oppure cantate per soprano e basso. Ecco, il basso, questo termine è da riferirsi ovviamente a tutti gli strumenti del continuo, quindi clavicembalo, organo, violoncello, teorba, liuto e così via. E nel caso di queste edizioni si presenta fornito di numerica solo ove presente nell'originale, quindi non è stato aggiunto nulla per quanto riguarda la numerazione del basso. Per i testi dei brani cantati ci siamo soffermati anche prima a spiegare quelli che sono stati i criteri che hanno informato la registrazione e ovviamente anche nella pubblicazione il ragionamento è stato lo stesso, quindi si è adottato chiaramente il criterio di correzione di quelle che possono essere delle stranezze dovute a errori insomma evidenti. Ecco, per quanto invece riguarda un ulteriore aspetto che nel disco non si coglie, ma ovviamente su una parte a stampa sì, è stato necessario anche adottare la normalizzazione grafica secondo i criteri della lingua corrente, quindi si è andati ad eliminare quelli che oggi verrebbero considerati dei grossolani errori di ortografia, lasciando tuttavia intatto l'originale in quei punti laddove si ritiene che il lettore moderno sia ancora in grado di comprendere, di cogliere la forma arcaica di un termine che oggi magari si scrive in maniera differente. Ecco, per quanto riguarda le chiavi di ogni brano, in questa collana viene fornita sia la notazione in chiavi antiche, sia in chiavi moderne. Quindi nel caso della cantata Belle d'amore dei nemiche, ovviamente la chiave di origine era quella di soprano, perché si tratta di una cantata per soprano, e viene quindi proposta sia con la chiave di soprano sia in chiave di violino. Quindi il brano compare due volte nell'edizione, una volta con una chiave, una volta con l'altra, in modo tale che il lettore, l'interprete, possa scegliere quella che preferisce in base alle proprie esigenze. Quindi ci può essere chi, abituato a leggere con scioltezza solo in chiave di violino, preferisca quella chiave, chi magari invece, spinto magari da motivazioni di studio legate alla frequenza di corsi musicali di specializzazione sulla musica antica, necessiti di leggere la chiave di soprano del repertorio, quindi in chiave di soprano e non i classici solfeggi che tutti fanno ai primi corsi. Ecco, un'ultima considerazione riguarda le dinamiche, i segni di fraseggio, quindi per le dinamiche, segni di fraseggio, così come anche dicevo prima per la numerica, si mantiene quanto indicato sull'originale. Quindi, questo in uno spirito di rispetto dello stile del compositore, lasciando naturalmente comunque alla libertà, ma anche al buon senso dell'esecutore, la possibilità del completamento di questi segni, perché sappiamo che il fatto che in epoca antica non si abbondasse più di tanto nell'indicazione di dinamiche non significa che le dinamiche non ci fossero, ma che semplicemente venivano lasciate alla libertà dell'esecutore o forse ancora di più a quella che era considerata una prassi condivisa, quindi con i classici effetti d'eco o dinamiche a terrazze che dir si voglia, tanto per fare l'esempio più celebre. Ecco, poi per quanto riguarda i da capo, questo ovviamente non influisce sulla redazione dello spartito, ma è una cosa nota che nei da capo la ripresa ovviamente dovrà essere realizzata dall'interprete con degli abbellimenti, delle fioriture,
in sintonia chiaramente con il carattere ritmico, melodico del brano, con lo stile dell'autore, e non sono stati proposti degli abbellimenti. Nella versione discografica, sì, quindi naturalmente sono presenti sia per le cantate che per le sonate delle variazioni, non sono state invece suggerite nell'edizione a stampa perché non avrebbe senso, ossia. In una registrazione chiaramente l'artista fa quello che al momento gli viene da fare o che ritiene opportuno, che magari corrisponde al suo modo di sentire in quel momento. Una edizione a stampa, invece, proprio nello spirito di favorire il percorso che ogni singolo esecutore deve fare, a mio avviso, non deve già imboccare, già suggerire degli abbellimenti, ma è opportuno che lasci all'interprete finale questa scelta, questa pratica, come voleva anche l'uso dell'epoca. Quindi poi per le variazioni, queste cose qua, c'è tutta la trattatistica barocca che è anche molto dettagliata in proposito. Ecco, quindi possiamo dire che su queste edizioni le aggiunte del revisore sono proprio di natura essenziale e sono comunque evidenziate, sono indicate fra parentesi quadre, quindi sono chiaramente distinte da quello che è il testo originale di Bernardi. Bene, io vi ringrazio per averci seguiti in questa conversazione a carattere musicale e musicologico. Vi invito a continuare a seguire i nostri appuntamenti, quindi potete consultare il nostro sito internet www.isolistiambrosiani.com, così come anche le nostre pagine Facebook, Twitter, LinkedIn e così via. E quindi diciamo bene o male siamo presenti su tutti i social e per rimanere aggiornati sulla nostra attività, se lo desiderate, potete iscrivervi sempre dal sito anche alla nostra newsletter. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.